Artemisium Web TV, sala consigliare di Palazzo Dogana per la conferenza stampa di presentazione appunto del programma delle iniziative appunto contro la chiusura del convento di Sant'Antonio a Sant'Agata di Puglia, una serie di manifestazioni che sono però tutte pacifiche e che sono indette da un appunto dalla popolazione intera che si è mobilitata, trainata da un comitato civico pro convento di Sant'Antonio guidato dall'avvocato Nicola La Salvia. Qual è l'importanza di costituire un comitato civico appunto al fine di mobilitare la popolazione non solo locale? Allora, noi abbiamo appreso della notizia della soppressione del convento già dalla fine di novembre dell'anno scorso. Prima di costituire il comitato ci sono state varie iniziative da parte delle varie associazioni e dei vari comitati che sono a Sant'Agata. Purtroppo, nonostante le varie promesse di trovare una soluzione bonaria da parte del ministro provinciale padre Michele Pellegrini, purtroppo non si è riusciti a trovare una soluzione positiva. Allora c'è stata una riunione con il padre provinciale a Trani, dove un gruppo di fedeli si è incontrato appunto con il provinciale per parlare del problema. Anche in questa sede, in quella sede, il padre provinciale, sebbene avesse ribadito il provvedimento di chiusura, però aveva lasciato uno spiraglio, quindi la possibilità di trovare una soluzione positiva. Dopo di questo incontro, purtroppo, abbiamo appreso che il provvedimento di chiusura era diventato definitivo. Allora a quel punto la popolazione, i vari comitati, eccetera, abbiamo ritenuto la necessità di costituire un comitato civico proprio a difesa del convento di Sant'Antonio in Sant'Agata. Con il comitato e con l'ausilio anche dell'amministrazione comunale che è di supporto a queste iniziative, abbiamo svolto delle prime iniziative tipo la fiaccolata di speranza che si è avuta il 25 di aprile, dove c'è stata una corale partecipazione di tutto il popolo di Sant'Agata. A dir la verità, una partecipazione così massiccia prima di quell'episodio non si era mai verificata in Sant'Agata. Questo ha fatto sì che ci ha dato ancora di più la motivazione di proseguire in questa lotta pacifica religiosa. Dopo il provvedimento di chiusura che prevedeva la chiusura definitiva per il 1° maggio, siamo riusciti così a ottenere dal padre provinciale un primo rinvio praticamente per consentire lo svolgimento della cresima e delle comunioni che si sono verificate nel mese di maggio, cioè dal 1 al 13 di maggio. Successivamente, in un altro incontro che abbiamo avuto direttamente a Bari presso l'Oasi Francescana, dove ha partecipato, ripeto, oltre al comitato ha partecipato anche l'amministrazione comunale. Anche in quella sede abbiamo ribadito la nostra ferma volontà di evitare la chiusura del convento, dove siamo riusciti così a ottenere un ulteriore rinvio fino alla festa di Sant'Antonio, che è praticamente il 13 di giugno. Dopo di quella data, per ora non abbiamo notizie sul da farsi o sul provvedimento che verrà adottato dal ministro provinciale. Adesso abbiamo intrapreso un'altra serie di iniziative abbastanza clamorose che poi verranno illustrate in dettaglio dal nostro addetto stampa Rosario Brescia, nonché membro del comitato. In tutto questo periodo sono state fatte altre iniziative, tipo è stata fatta una richiesta addirittura al Sua Santità Benedetto XVI affinché anche lui possa intervenire in questo problema, però ad oggi non abbiamo, per ora non abbiamo una risposta.
Ecco, avvocato La Salve, la presenza francescana a Sant'Agata, attestata appunto dalla presenza del convento secolare dell'Annunziata Sant'Antonio, è una presenza importante, al di là del fatto che il paese rimarrebbe senza presenza religiosa, è proprio il francescanesimo a cui i sant'agatesi sono molto legati. Certo, il nostro così, attaccamento ai francescani risale addirittura dal 1448, in cui è data questa in cui fu fondato il convento di Sant'Antonio, che venne aggregato alla chiesa dell'Annunziata. Questo provvedimento venne adottato da Eugenio VI, se non ricordo male, con una bolla pontificia, dove concesse al duca Orsini, signore di Sant'Agata, la possibilità di costruire il convento per i francescani. Nel corso dei secoli la presenza francescana è sempre stata, diciamo, assidua, tranne dei periodi, diciamo, di allontanamento provvisorio. Quindi dal 1400 fino a, praticamente ad oggi, la presenza francescana è una presenza di primaria importanza a Sant'Agata, anzi riteniamo tutti noi sant'agatesi che il convento di Sant'Antonio, quindi con l'annessa chiesa, è un punto di riferimento imprescindibile proprio da Sant'Agata. Quindi la chiusura equivale a dire in parte la chiusura del paese, perché come ho detto prima è un punto di riferimento per tutti i sant'agatesi, sia i sant'agatesi che vivono a Sant'Agata, ma anche i sant'agatesi che sono qui a Foggia o che sono sparsi per tutta Italia e all'estero. Abbiamo infatti avuto delle manifestazioni di solidarietà da parte di tanti sant'agatesi, addirittura che sono in Canada, a Toronto, nei vari stati esteri. Questo problema per noi è di primaria importanza. La nostra richiesta è quella di risolvere questo problema chiedendo alle istituzioni religiose, soprattutto al ministro provinciale, al definitorio, e al ministro generale, il padre Marco Tasca, di un loro intervento affinché possano in qualche modo rivedere questa decisione per trovare eventualmente una soluzione, diciamo così, una soluzione intermedia che vada a risolvere sia i problemi, diciamo, di noi fedeli di Sant'Agata, e anche i problemi che oggi purtroppo devono accusare le varie istituzioni religiose per la carenza di vocazioni. Infine un'ultima cosa, appunto, a parte il mondo francescano, quali possono essere invece altri interlocutori a cui, visto che siamo a mezzo stampa, appunto, ci si può rivolgere per risolvere questa questione? Noi ci siamo rivolti anche a Sua Eccellenza il Vescovo di Foggia, il Monsignor Francesco Pio D'Amorrino, il quale è intervenuto in questa storia praticamente pregando il ministro provinciale di temporeggiare diciamo nel provvedimento di chiusura, anche perché i due frati che attualmente stanno ancora al convento di Sant'Antonio, padre Francesco Calderone e padre Eugenio Galignano, entrambi hanno praticamente mantenuto viva la fede in Sant'Agata svolgendo il loro ruolo in tutte le chiese di Sant'Agata. Tengo a precisare che padre Francesco, oltre a essere il guardiano del convento di Sant'Antonio, svolge la sua missione anche presso l'ospizio, cioè la casa sollievo del Sacro Cuore, per portare il conforto religioso a tutti gli ospiti ricoverati presso la casa del Sacro Cuore, che sono, se non ricordo male, una settantina di anziani, e quindi per loro è di primaria importanza. Nello stesso tempo anche la domenica va a dire la messa alla chiesa della Santissima Trinità. Anche questa è stata sempre una consuetudine da sempre di dire la messa alla chiesa della Santissima Trinità, mentre padre Eugenio per su richiesta del nostro vescovo da circa un anno e mezzo ha svolto le funzioni di parroco nella chiesa di San Nicola, oltre alle altre due parrocchie di Sant'Andrea e Sant'Angelo. Purtroppo ad oggi dobbiamo
rilevare che il padre Eugenio purtroppo non può svolgere più questo compito in quanto gli è stato proibito dal ministro provinciale. Come dicevo, il nostro vescovo ha in più occasioni insistito e pregato il ministro provinciale di continuare su questa via, proprio perché anche il vescovo aveva difficoltà a trovare un altro sacerdote. Purtroppo questo non è stato possibile e comunque dobbiamo ringraziare il nostro vescovo che ha provveduto a trovare un altro sacerdote per quanto riguarda la parrocchia di San Nicola, anche se questa è una, diciamo così, soluzione provvisoria in attesa di trovare un'altra soluzione. Una soluzione che speriamo davvero arrivi presto. Grazie avvocato, e noi vi lasciamo alla conferenza stampa. Grazie a voi. Non ci sia bisogno, abbiamo i toni di voce alti, tutti quanti? Sì. Noi siamo abituati all'udienza, chi è abituato ai comizi, per cui credo che la voce la sappiamo alzare tutti. Allora, buongiorno, benvenuti, io sarò veramente breve perché devo dire due cose che poi saranno molto dette molto meglio di come le possa dire io da chi mi siede a fianco. La provincia di Foggia ha ovviamente accolto con senza esitazione la richiesta del Comitato Civico Proconvento di Sant'Antonio di tenere qui in provincia questa conferenza stampa a sostegno di una comunità che rivendica il rispetto di una identità, perché il convento di Sant'Antonio rappresenta per la comunità di Sant'Agata certamente un riferimento storico, culturale, sociale, religioso di assoluta importanza e rilevanza. Non possiamo far morire i comuni, i piccoli comuni della nostra provincia, eliminando presidi che sono presidi culturali, presidi sociali, presidi religiosi, presidi di legalità, così come sta avvenendo a Sant'Agata, ma devo dire anche in altri comuni e per situazioni di tipo diverso. Noi dobbiamo rivendicare con forza che ciò che rappresenta la storia di questa nostra terra venga rispettata e i presidi, tutto ciò che rappresenta la storia di questa terra, da un convento a un monumento a un reperto archeologico, rimangano qui in questo nostro territorio. Perciò l'amministrazione è a fianco dell'amministrazione provinciale, ovviamente, è a fianco della comunità di Sant'Agata, tant'è che il presidente Pepe personalmente scriverà una nota ai superiori, a chi decide nell'ambito della come viene il termine? Della comunità francescana, della comunità francescana, per ribadire e richiedere il mantenimento, l'apertura del convento di Sant'Antonio per sempre, perché appunto il convento di Sant'Antonio, lo ribadiamo, per Sant'Agata rappresenta un momento importante, il passato, ma rappresenta anche il presente di questa comunità che ha bisogno dei suoi frati e ovviamente e conseguenzialmente anche il futuro di questo piccolo, bellissimo paese della provincia di Foggia. Ora la parola all'avvocato La Salvia, prego. Come presidente del Comitato Civico Proconvento di Sant'Antonio, innanzitutto tengo a ringraziare l'amministrazione provinciale per averci dato la possibilità di poter fare questa conferenza stampa qui a Foggia, in modo da poter relazionare sul nostro programma per quanto riguarda ogni attività diretta allo scongiuramento della chiusura del convento.
come comitato, ovviamente anche con l'assistenza e la collaborazione dell'amministrazione comunale di Sant'Agata, abbiamo adottato delle iniziative già finora svolte, però in questo mese ulteriore di tempo fino al 13 giugno, in cui i nostri frati francescani sono ancora a Sant'Agata, abbiamo elaborato una serie di iniziative proprio dirette allo scongiuramento della chiusura. C'è stato questo provvedimento di soppressione del convento di Sant'Antonio a fine novembre dello scorso anno. Ci sono state delle manifestazioni messe in atto dai vari gruppi e dalle varie associazioni religiose di Sant'Agata, però purtroppo non hanno dato un esito positivo, perché noi speravamo già con queste iniziative di avere un esito positivo. Purtroppo, nonostante le speranze, che anche se lievi, date dal padre provinciale, il padre Michele Pellegrini, purtroppo ci siamo poi resi conto che il provvedimento era diventato definitivo. Una volta abbiamo preso cognizione di questo provvedimento, abbiamo avuto la necessità di costituire questo comitato. C'è stato un primo segnale con la fiaccolata, che è stata svolta il 25 di maggio, dove ha partecipato l'intera popolazione, questa dimostrazione dell'attaccamento dei sant'agatesi al convento di Sant'Antonio. In effetti c'è stata questa manifestazione dove praticamente ha partecipato l'intera popolazione, cioè un intervento così massiccio non si era mai verificato prima. Il nostro attaccamento al convento di Sant'Antonio ha due aspetti: un aspetto storico, perché il convento di Sant'Antonio è stato fondato nel 1448 su bolla pontificia, dove il Papa Eugenio IV concesse al Duca Orsini, signor di Sant'Agata, la possibilità di erigere il convento. Nel corso dei secoli il convento ha avuto delle varie vicissitudini, però che la presenza francescana è sempre stata presente a Sant'Agata. Negli anni 50, grazie alla famiglia Fredella, fu ricostruito ex novo il convento, l'attuale convento, e venne donato per l'appunto ai francescani affinché gli stessi potessero restare qui a Sant'Agata. L'altro nostro punto di riferimento è la presenza francescana riguarda l'aspetto religioso, cioè il convento di Sant'Antonio ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l'intero paese, cioè non è da ritenersi come la chiesa, una normale chiesa, da ritenere per un punto di riferimento, cioè fa parte integrante del tessuto sociale, del tessuto religioso, del tessuto di vita di tutta Sant'Agata. Quindi la chiusura equivale a dire stroncare in modo così repentino quella che è la vita del paese. Per questo noi abbiamo formalmente invitato nuovamente sia il ministro provinciale dei padri minori conventuali, che hanno sede a Bari, e sia il ministro generale padre Marco Tasca a Roma. Attendiamo fiduciosi una loro risposta positiva, anche se purtroppo con il passare del tempo questa speranza diventa sempre più vasta, più piccola. L'altra cosa che volevo dire è che si è interessato anche il vescovo Francesco Pio Tamburino a questa storia qui. È intervenuto con due lettere, con un intervento abbastanza significativo nei confronti dei frati del ministro provinciale, però purtroppo anche con questo intervento non abbiamo avuto gli esiti che speravamo. Anche il vescovo comunque
per quanto riguarda la parrocchia di San Nicola, ha deciso di comunque che avrebbe, come in effetti ha provveduto, a trovare un altro religioso. L'unico problema nostro, ripeto, è il convento che non riusciamo a ritenere utile la chiusura di questa fonte di religione per Sant'Agata. Abbiamo elaborato un programma che parte, che si svolgerà fino al 13 di giugno, che verrà poi illustrato e più in dettaglio dall'amico Rosario Brescia, il nostro addetto stampa, nonché membro del comitato. Altre parole da dire in questa circostanza è soltanto la speranza che in qualche modo si trovi una soluzione, diciamo così, che possa scongiurare la chiusura definitiva. Abbiamo, come ho detto prima, chiesto l'ausilio e la forza dell'amministrazione comunale, che è al nostro fianco, e infatti io adesso cedo la parola al sindaco Lorenzo Russo, che farà il suo intervento a sostegno della nostra richiesta. Grazie. Niente, il mio intervento sarà molto breve. Noi come amministrazione comunale di Sant'Agata non potevamo non stare a fianco di questo comitato pro convento di Sant'Antonio, sorto spontaneamente dopo aver appreso il provvedimento che era divenuto definitivo, il provvedimento di chiusura del convento stesso. Dovevamo per forza stare accanto a loro, supportarli, perché, diciamo, perché riteniamo che non si possa, diciamo, con questi provvedimenti, anche se sono una comunità autonoma, però diciamo, la loro presenza in Sant'Agata di Puglia, che risale a ben 6-7 secoli, non possono abbandonare la comunità così, con un provvedimento calato dall'alto, senza che ci sia stato un confronto che mi sembra doveroso con la popolazione, dove avrebbero dovuto portare a conoscenza prima e vedere se ci potevano essere delle soluzioni diverse. Così, con un provvedimento, diciamo, senza possibilità di nessuna replica, non ci sta assolutamente bene. Ci doveva essere un colloquio, come avviene in tutte queste situazioni, anche perché noi riteniamo che loro dicono di no, ma noi riteniamo che ci sono le condizioni perché possa rimanere aperto il convento di San Antonio, anche perché abbiamo avuto l'adesione, questo lo posso dire, abbiamo avuto un'adesione scritta di un frate che sta a Roma, che si chiama Padre Buonaventura D'Anza, che è stato a Sant'Agata pure tanti anni, della possibilità, della disponibilità a tornare a Sant'Agata e rimanere insieme agli altri due frati che attualmente stanno. Quindi dicono che la loro regola prevede che minimo in un momento debbano esserci tre frati. Con questa condizione si viene diciamo, a superare questa regola, e quindi di conseguenza dovrebbe in modo da far sì che possano rimanere le condizioni per rimanere aperto il convento di San Antonio. Noi supporteremo il comitato fino in fondo e voglio a questo punto ringraziare l'amministrazione provinciale, la disponibilità dell'assessore Consiglio, che ci ha permesso di usufruire della sala e degli apparati della provincia. Voglio ringraziare la stampa e tutti i presenti perché si possa affinché giunga una voce
coloro che dovrebbero, diciamo, noi chiediamo solo la proroga, cioè non la proroga, la sospensione di questo provvedimento per analizzare se ci sono successivamente tutte le condizioni per far rimanere aperto il convento, quindi possa arrivare una voce, diciamo, sia al padre provinciale che al ministro generale dei frati minori conventuali, per far soprassedere, diciamo, per il momento a questo provvedimento definitivo. La popolazione, diciamo, è sconcertata per questa situazione. So che è stato predisposto un bel nutrito programma, ma sempre in maniera pacifica. Perché in queste fasi non crediamo, bisogna anche cercare di calmare la gente, perché può essere esasperata. Lo so che alla luce degli ultimi provvedimenti, delle ultime situazioni che sono avvenute in Italia, vedi il terremoto, vedi l'attentato di Brindisi, questo argomento può sembrare banale. Però per la nostra comunità è un fatto, non lo è affatto, è un fatto importante, perché, come giustamente diceva l'assessore Consiglio prima, cioè questi nostri paesini non possono essere privati di quelle strutture, di quelle situazioni che hanno fatto la storia un poco di questi paesi, e quindi si arriva, cioè, oltre alle situazioni socio-economiche che già sono quelle che sono, che diciamo, impediscono lo sviluppo di questi nostri piccoli territori, ma si aggiunge pure la chiusura di tutte queste di tutte queste autorità, chiamiamole così, di questi anche dei governi. Quindi non ci resta, saremo costretti, diciamo, ricadremo sempre più in una fase, diciamo, dormiente, perché anche c'è bisogno in una comunità anche di questo. Bene, io vi ringrazio per la vostra presenza qui e passo la parola al detto stampa del comitato.